Nell'angolo di Villa Torlonia, tra via Spallanzani e via Siracusa, sorge il Villino Rosso, attualmente sede dell'Accademia delle Scienze, detta dei 40, fatto edificare da Giovanni Torlonia Junior per il suo amministratore nel 1920, in stile eclettico e barocchetto. L'entrata è costituita da un grande arco sormontato da una tettoia. Dal lato giardino un altro portone immette in una rampa che supera un ponte costeggiato da un filare di cipressi. La zona sotto al ponte serviva per l'accesso alle carrozze. All'ingresso del ponte due sfingi in travertino provenienti da una fontana demolita durante le trasformazioni di Alessandro Torlonia nel primo 800. Il salottino al piano superiore è di forma ottagonale, decorato a tempera con dei finti pilastri in stile Liberty. Tra i pilastri allegorie delle quattro stagioni con la rappresentazione dei segni zodiacali. Sul pavimento un mosaico riproduce la Fenice che risorge trionfante dalle ceneri e per una curiosa coincidenza il simbolo dell'Accademia, fondata a Verona nel 1782, ospitata adesso nel Villino, è proprio una Fenice. Ma chi erano i Torlonia? Curiosamente l'origine di quella che diventerà la famiglia più potente di Roma non va cercata in Italia. Il capostipite fu Marin Tourlonia, giunto a Roma dall'Auvergne nella prima metà del Settecento come segretario particolare del cardinale Acquaviva d'Aragona, che gli lasciò in eredità una cospicua rendita che gli permise di avviare un negozio di tessuti nei pressi di Trinità dei Monti e un banco di prestiti da cui ha avuto origine la fortuna della famiglia. Il figlio di Marino, Giovanni Raimondo, sarà quello che aumenterà il prestigio della famiglia, anche se i nobili lo definiranno sempre sprezzantemente scaltro cambiavalute di origine francese. Nel 1802, dopo aver acquistato da Filippo Colonna un terreno con una residenza sulla via Nomentana, incaricherà l'architetto Giuseppe Valadier di nobilitare la tenuta. La ricchezza accumulata nel tempo permise a Giovanni e poi ai suoi eredi di investire nell'acquisto di diversi palazzi appartenuti ad altre famiglie nobili romane. Palazzo Bolognetti Torlonia in Piazza Venezia, demolito nel 1903 per migliorare la vista sul costruendo monumento a Vittorio Emanuele II dall'attigua Via del Corso. Palazzo Giro Torlonia nel Rione Borgo, attualmente su Via della Conciliazione. Palazzo Nunez Torlonia in Via Bocca di Leone, di fronte al quale Don Marino Torlonia fece erigere una fontana sormontata dallo stemma di famiglia e da una targa che ricorda il committente. Villa Albani Torlonia sulla via Salaria, Palazzo Torlonia via della Lungara, già magazzino di un molino che sfruttava l'energia motrice dell'acqua Paola dal Gianicolo, sede della collezione Torlonia, definita dal curatore del catalogo nel 1876, un immenso tesoro di erudizione e d'arte ammassato nel silenzio. In questo periodo ai Musei Capitolini era stata organizzata per la prima volta una splendida mostra con i marmi della collezione Torlonia. Speriamo di poterla vedere presto.